La storia dell'arte è ricca di voci che aiutano a individuare periodi storici, tecniche e correnti, come ad esempio le cosiddette avanguardie. Il termine è preso in prestito dal linguaggio militare, addirittura dai tempi di Giulio Cesare, quando gli eserciti inviavano piccoli gruppi di soldati in ricognizione o per aprire varchi in campo nemico. Il primo ad usare impropriamente il termine avanguardia è Charles Baudelaire, per indicare ironicamente gli scrittori coraggiosi di sinistra. Poi fu anche adottato in campo artistico per inquadrare un'opinione audace fuori dagli schemi convenzionali, in anticipo sui gusti e sulle conoscenze delle masse e di messa in discussione dei valori dell'arte. Il Novecento si è aperto in piena Belle Époque. Tutto sembra prosperare, ma la realtà è molto più complessa di come appare. Sotto la cenere vi è una profonda crisi umana, politica e culturale, ma inevitabilmente chiama grossi conflitti sociali. Come sempre, sono gli intellettuali a coglierne le contraddizioni, ponendosi in atteggiamento di rifiuto e di ribellione, seguiti da piccoli gruppi di artisti, diversi tra di loro ma uniti da un comune sentimento rivoluzionario, con atteggiamenti anticonformisti, oppressi dal sistema didattico ed espositivo, essi rifiutano la tradizione accademica e cominciano a realizzare opere che provocano scandalo, compiacendosi della loro diversità. Lo scopo è di mettere in discussione i valori dell'arte, ormai mercificate e rinchiuse nei musei, apportando rinnovamenti radicali e usando nuovi linguaggi. L'arte deve uscire dai musei, scuotere le coscienze, coinvolgere l'intera comunità ed essere fruibile non solo da pochi eletti. Avanguardie quindi come anarchia, ribellione, sfida, provocazione, polemica, protesta e rottura. Avanguardia come gruppi di artisti temerari che con linguaggio innovativo sono capaci di trascinare una larga fascia della popolazione. In aiuto viene incontro la grande scoperta dell'inconscio di Sigmund Freud, che esplora la mente umana nei suoi processi irrazionali, tra i quali il sogno. Viene pure in aiuto il concetto di superuomo introdotto da Friedrich Nietzsche, un uomo nuovo che prende coscienza di se stesso. Si rafforza l'idea individualista dell'estetica, con l'uomo che tende a vivere ogni esperienza quotidiana nella dimensione della possenza e della bellezza. La vita stessa è concepita come un'opera d'arte, nella ricerca non di valori morali, ma di sensazioni raffinate, anche spregiudicate. Le avanguardie sono assimilate alle associazioni culturali, con aspirazione internazionale, a carattere trasversale e che abbracciano letteratura, musica, architettura e arti in genere. Pur conservando le proprie caratteristiche, agli artisti aderenti a un'avanguardia si richiede uno spiccato senso innovativo, una netta opposizione ai canoni classici dell'arte, l'adesione al manifesto del gruppo redatto da un intellettuale e l'impegno attivo a diffondere i principi etici del gruppo. Le avanguardie si distinguono in avanguardie storiche, nate all'inizio del Novecento, e nuove avanguardie, nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in America. Il linguaggio è primitivo e violento, con figure dai tratti semplici e deformate e con colori alterati, intensi e aggressivi, in funzione dello stato emotivo dell'artista, capaci entrambi di colpire l'osservatore nell'intimo e far emergere emozioni represse dalle consuetudini. A differenza dei pittori impressionisti, che portano sulla tela le sensazioni ricevute dall'ambiente naturale, il pittore espressionista porta sulla tela i risultati di un'analisi profonda del suo stato interiore. Molti artisti hanno lottato per affermare nuove visioni e indipendenza dalla cultura classica, adagiata sui canoni dell'arte greco-romana, ma è difficile essere riconosciuti ed esporre non è altrettanto facile. Molti si sono ritirati a dipingere in solitario. Per fortuna, alcuni artisti come Paul Gauguin, Vincent van Gogh ed Edvard Munch hanno avuto la forza di piantare i semi di cambiamenti radicali, introducendo nelle loro opere un eco di interiorità. Gauguin introduce forme e figure minimali e piatte, con valenza simbolista e contornate da tratti scuri. Van Gogh scopre i colori forti usandoli in modo aggressivo e Munch immerge i suoi dipinti nell'angoscia esistenziale, rappresentando temi di amore e di morte, di solitudine e caducità, dei valori etici e religiosi. Le principali avanguardie storiche sono l'espressionismo, l'astrattismo, il cubismo, il futurismo, il dadaismo e il surrealismo.
Se desideri approfondire, ti invito a guardare anche Avanguardie Storiche, seconda parte. Se vuoi essere informato sui prossimi video, iscriviti al canale e attiva la campanella. E se il video ti è piaciuto, non dimenticare un mi piace.